No, diciamo che benissimo, Alex, mi stai fornendo sul piatto d'argento, sul vassoio d'argento, l'esperimento che voglio andare a fare e che vi riguarda. Perché tu stesso hai sempre parlato di chimica, di alchimia, di sensazioni, parlando del tuo rapporto con Soleil e anche del tuo amore per Delia. Allora io voglio, non so come andrà a finire, vediamo, magari non riesce, voglio fare un esperimento, voglio togliere tutta questa storia, come la chiami tu, incespugliata, di tutti i rovi che questa storia nasconde, tutti gli orpelli, ok? Le parole, le frasi, gli sguardi, togliamo tutto, così. Voi in questo momento non vedete nulla. Oddio, non ci sono, non c'è la possibilità di scambiare. E ora giochiamo a nascondino. Chi vince si becca le chiavi. Pianza, gli occhi tutti neri, sembrano dei vampiri. Guardare nient'altro che dentro a voi stessi. Abbiamo spento su di voi i riflettori che erano accesi da quasi, da più di 5 mesi. È tutto spento. Delia, in questo momento tu sei più contenta o più arrabbiata con Alex perché è ritornato nella casa? In questo momento. Ma scusami, Giulia. In questo momento sono contenta che lui venisse. Pensami ai tuoi concorrenti, che la puntata è iniziata da un'ora e nessuno è stato interpellato. Però nello stesso tempo vorrei cosa che faresti? Lui. Ma io penso si può avere i Cristi da 6 mesi, che è così. Che la prima ora e mezza è dedicata a sta roba. Starti tu fuggi o comunque dopo perché è normale, Alfonso, questo stacco fisico e mentale c'è stato in questi 2 mesi, però nello stesso tempo c'è ancora questo amore, è normale perché questo è un esperimento sociale, questo è un esperimento che ti porta anche non a amarlo. Dimenticare e per cui sì, oddio, ci mi verrebbe sta, da dire Delia sta. Che più che un esperimento sociale è un esperimento personale. Poi soprattutto il fatto personale. Che sia sociale è un altro. No, ma volevo dire in comunque, generico. Passo a Soleil. Soleil, adesso che sei al buio, che non vedi Alex e lui non può che vedere te. Che angoscia che Alex si muova al buio. Il tuo cuore, che si cosa sei? Ti dietro, non è normale. Non è normale. Sei fortunatamente scappata, dalla quale sei scappata. No, adesso rispondi tu a questa domanda. Non sono prego. Scappata, Alfonso. Lui credo conosca benissimo in realtà il mio cuore, ma ad oggi non ha. La mia risposta nei suoi confronti è stata che non ha diritto di sapere ciò che c'è nel mio cuore, perché quello ce l'hanno le persone a me care e vicine. E in questo momento abbiamo, credo, superato e diviso forse le nostre strade. Le quindi vostre. Tu sicuramente hai detto di sì, lui ancora non si sa. Alex, dimmi Alfo. Guardandoti dentro, vedo che tu ti stai cercando affannosamente un appiglio, vorresti trovare una delle due sotto le tue grinfie, però non ci riesci. No, no, io sono in mezzo, Alfo. Tu sei in mezzo. Ah, vedi anche no, nel prego, buio, sei veramente un extraterrestre. È davvero un maschilista, Alex Telli, non ne posso più. Da quale pianeta vieni? Allora, che cos'ha Soleil che Delia non ha? Ma sai, Alfo, ti ricordi quando abbiamo fatto ma che domande non senso? Ti riconfermo il fatto che comunque sono due donne splendide, sono due donne molto complesse entrambi, ma completamente opposte. Sole ha. E poi c'è le stesse cose, questo è il problema. Basta. L'asso già la sua risposta. A volte anche Giulia, facciamo quelle cose dove tipo facciamo abbassare il volume e noi facciamo il loro dialogo. Questo, insomma, mi affascina. E ok, adesso ti faccio una seconda domanda, Alex. No, no, non ti ho chiesto di dire solo di Soleil. No, ti faccio una seconda domanda. Perché ogni volta che o Soleil cerca il tuo sguardo o tu cerchi Soleil, quando vedi Delia fuggi e ritorni sui tuoi passi? Perché hai paura di portare l'opera a compimento, come si dice? Ma sai, sapevamo tutti quanti che entrare qua dentro non era facile, il fatto di trovarmi. Ma questo giro di parole sempre. Alex, cosa pensi su lei? Sappiamo che la prima volta che non ci interessa, mo. Cioè, dritto alla risposta. La telepatia, la nostra vita in simbiosi. E dall'altra parte invece ho una persona stupenda che ho condiviso 3 mesi.
E ripeto sempre, eravamo sempre in due sole, ok? E abbiamo costruito tutto questo... Sì, sì, lo so. E abbiamo costruito tutto questo insieme e è chiaro che comunque mi trovo tra due fuochi. Ma tu ami ancora però, Soleil? Io posso dirti, Alfo, non voglio essere ipocrita, ho due amori. Come no, abbiamo, non è cambiato niente dal nostro abbiamo, confronto. No, ma ti spiego, come abbiamo detto tante volte, le forme dell'amore sono diverse. Magari abbiamo sovrausato questa parola, c'è veramente un amore umano nei confronti di Sole. Io e lei siamo stati chiari. Sole, sì. Regia, posso andare a prendere il mio cane? È proprio pet therapy. Cioè, ho preso un po' di... Cioè, insomma, chiedo semplicemente di capirmi. Delia? Sì? Secondo te, Alex, ti darà, come tu stessa desideri, l'esclusiva del suo rapporto? Ma quando Alfonso, io non voglio assolutamente evitare che lui annulli questa bellissima, diciamo, rapporto che ha avuto con Sole, perché sarebbe egoista da parte mia farlo. Però, ma non è vero, adesso è ipocrita, tu vuoi che lo annulli. Se lui è venuto a riconquistarmi, che almeno l'esclusiva sia... è completa a 360 mia. Gradi, perché è normale, è normale, no, l'attenzione che lui deve recuperare con me non la deve avere assolutamente con lei, perché per me l'età è un'intimità, non è questione di, perché io ti ho lasciato libera di abbracciarla, di parlare, di giocare, non ti sto dicendo di non farlo, perché non sono egoista e lo sai benissimo, ecco, perché siamo liberi di farlo, però l'attenzione, l'esclusività del riconquistare la tua donna in una fase così complicata, per favore fallo, ok? Fallo, okay. Ma no, non nello stesso livello, perché se possiamo accendere le luci? Ma stavo cercando di risparmiare sulla bolletta, però, perché questo gioco non ha senso, cioè non ha senso sto gioco. Delia, perdona. A una donna che datemi. Ha avuto un precedente. Scusatemi un attimo, ma Delia, guarda che dire ad Alex, fallo, ma non farlo così o non farlo così tanto, è una roba più difficilissima. Cioè, sì, non è che puoi dire, o gli dici non farlo perché mi dà fastidio, o gli dici di non farlo. Il letto per me è sacro, capito? L'intimità che c'è nel letto è sacro. Se lui fa... Vabbè, allora io sto per riaccendere la luce. Mi pare di capire che questo esperimento sia... Ma mi piace sia... perché a tratti fanno passare quasi Delia per pazza o quasi Delia che deve assurdo. Capire. Ma io vorrei vedere a parti inverse se ci fosse dentro la casa il fidanzato barra marito di Soleil e Delia che è diventata amica intima del suo fidanzato, poi conoscendo anche il suo carattere se la sbranerebbe, e a maggior ragione se per riconquistare magari Soleil, poi dico fidanzato, ci fosse ancora Delia in casa, cioè, vorrei tutto vedere a parti inverse. Lei accetterebbe, ma guarda sto bacetto, alzo il volume. Ma tu pensi veramente che sia il buio quello che mi ferma, Alfo? Ma va, si vedeva. Che cringe. Da ultimo, prima di lasciarvi andare, perché poi naturalmente dobbiamo riprendere altre storie ugualmente avvincenti del nostro programma. Alex e Delia sono cringe. Alex, Soleil ha detto una cosa. Mi dispiace tanto per Soleil. Soleil a tratti, perché per forza... Veramente. Cioè, se sei nel teatrino anche no, mi dispiace per lei perché forse è un po' ha perso la lucidità lì dentro, capito? Quindi non riesce a capire, non riesce a giudicarlo bene con i giusti parametri. Ma però dovrebbe anche fare a parte inversa. Per comprendere Delia dovrebbe fare un po' parte inversa.